parte che ringrazio tutti quelli che sono presenti e i miei colleghi qui di Scenaria. Io per i ringraziamenti fatti a me, che naturalmente trasferisco a chi insieme a me e con me ha fatto da un punto di vista sportivo, più che vincere un campionato, ha fatto addirittura un'impresa che ci consente di andare oltre i confini e di essere additati, avendo anche coincidenza di nome tra squadra e città, come una città che sta battendo dei record. Per la verità ci siamo abituati, perché qualche anno fa li abbiamo battuti tutti negativi, ma ci chiamavano lo stesso, che abbiamo perso 14 partite consecutive e andavamo ovunque su tutti i giornali. È una cosa buona. Per quanto riguarda l'architetto amico e collega, gli posso assicurare che la presenza sua negli spogliatoi era visibile perché erano molto grandi, quindi li ho dovuti rimpicciolire, quindi avevo capito che c'era passato qualcuno. Con il dottor Ferrante ho qualche riserva mentale perché insomma, se l'ospedale è molto vicino alla squadra, io ce l'ho due squadre. Magari siamo vicini ma un po' lontani, facciamo in modo che sia la squadra a stare vicino all'ospedale, non va bene, accetto la sua. Questa è, devo dire la verità, anche perché io credo che il calcio sia un grande veicolo di comunicazione e di socializzazione. Per cui ho sempre cercato nel mio piccolo e nelle mie apparizioni di trasferire ai ragazzi della prima squadra, ma a tutti i ragazzi che lavorano qui, un amore per questa città. Un amore che è lo stesso che qualche sera fa in una televisione di Benevento, io a una domanda del presentatore cosa pensassi del calcio, dissi il calcio è soprattutto amore, se non c'è amore non c'è passione, la passione è qualcosa che ti fa andare oltre l'ostacolo sempre. Noi siamo tornati in B, siamo andati in A, siamo partiti una quindicina d'anni fa in una città che amava molto altri sport e meno il calcio, nella verità. Io non è che sia felice se abbandonano gli altri sport, ma sono felice di vedere uno stadio dove dai 250 spettatori alla mia prima partita da presidente, siamo arrivati ai 20.000 dell'ultima partita. Credo che sia un orgoglio non tanto per me come presidente, ma per una città che ha scoperto il calcio. Poi mi sono anche detto una cosa che credo che sia sotto gli occhi di tutti, che in realtà io ho iniziato 15 anni fa. Cioè molti dei ragazzi che vengono oggi a Ciro Vigolini, che hanno 15-16 anni, non c'erano quando sono arrivato io. E quindi sono i tifosi del Benevento dell'epoca moderna, di quest'epoca che sta in 15 anni ha portato alla vittoria di 4 campionati, anzi di 5 campionati, uno rubato dagli altri e 4 vinti da noi. Anche a una retrocessione purtroppo che ci è arrivata sulle spalle, ma e qui mi aggancio all'argomento di oggi, le retrocessioni non devono mai far paura, perché se retrocedi significa che sei arrivato, quindi qualcosa l'avevi fatto prima. Forse poi hai sbagliato nel gestire quello che avevi fatto. E se, io dico sempre che l'ho detto anche qualche giorno fa, che se l'uomo che viveva nella caverna con la clava in mano non avesse tentato di migliorare la clava sua e quella del suo vicino, saremmo ancora, cioè noi no, allora sarebbero ancora nelle caverne. Quindi noi dobbiamo migliorare come società, dobbiamo migliorare come sport, ma dobbiamo migliorare soprattutto nel rapporto che abbiamo tra di noi. Io credo che se alla base dei nostri rapporti mettiamo questo, e allora nulla sarà impossibile, né la permanenza in A, né riprendere da dove il Covid ci ha fermato, ma la domanda è, ma ci ha fermato? No, io non credo, ci ha rallentato, però ci ha dato una facoltà, almeno è quello che è successo a me. Io ho rivisto, vivendo a Napoli, ho rivisto il mare pulito, dove abito io, ho rivisto i delfini, non si vedevano a Napoli da una vita. Ho rivisto la natura sbocciare di nuovo qui in provincia di Benevento dove io ho delle proprietà. Ho visto qualcosa che ha approfittato di quello stop malefico di una specie di corona che va girando per riprendersi un'altra volta. Beh, io credo che noi dobbiamo riflettere su questo. C'è stato qualcosa della vita di questo mondo meraviglioso in cui viviamo che ha approfittato di un evento negativo per risorgere un'altra volta.
prendiamo esempio dalla natura, prendiamo esempio da quello che ha fatto il mondo vegetale, il mondo animale, e risorgiamo un'altra volta anche noi. Con un pizzico di attenzione a non ripetere gli errori del passato, a non sentirsi sconfitti perché il nostro fatturato è un po' calato, a non sentirsi sconfitti perché abbiamo perso qualche amico, a non sentirsi sconfitti perché non siamo più liberi di circolare, di stare al ristorante in 50. Personalmente, se siamo in 5, sono più contento, sono più largo. Voglio dire, approfittiamone. Non c'è una cosa che capita nella vita per caso. Se è capitato questo, forse non lo meritavamo, forse invece lo meritavamo. E comunque, meritarlo o non meritarlo, deve essere una molla, una spinta per fare quello che diceva Che Guevara. Non facciamo mai un passo indietro, nemmeno per prendere la rincorsa. Grazie, grazie a tutti.